Siamo con due gemelle che sono una storia particolare all'interno della classe 420, Carlotta e Camilla Skodnik, genovesi, sì. Yacht Club italiano, all'ultimo anno di 420. Ultimo anno di 420. Quindi allora, noi adesso iniziamo oggi una prima puntata su di voi, mm-hmm. e la proseguiremo nel corso dell'anno, quindi attraverso le varie nazionali, la stagione, quello che succede, un po' la vostra vita di veliste e anche fuori dalla vela. Benissimo. Intanto la prima cosa è, inizia l'anno. E quali sono, sul libro che voi avete fatto con la vostra allenatrice Anna Barabino, quali sono gli obiettivi sportivi di quest'anno, le aspettative e gli obiettivi? Le aspettative naturalmente sono alte, e, beh, il mondiale, l'europeo, un possibile ISAF sono sempre l'obiettivo e proveremo al massimo a raggiungerle, ad impegnarci e vedremo cosa succederà. Mondiale, europeo, ISAF che sarebbe World Sailing. Esatto. Sì, gli obiettivi sono alti, bisogna impegnarsi al massimo e noi siamo cariche, ci impegneremo, daremo 100% e vedremo. Allora ragazzi, voi avete 16 anni. Noi 17. 17. Quasi andiamo per i 18. Cosa fate a scuola? Liceo classico. Quarto liceo classico. Sì. In classe insieme? In classe insieme. Rigorosamente. Due gemelle in classe, ma non sullo stesso banco. No, mai state sullo stesso banco. Allora, però come si unisce un po', no, lo sport all'interno anche di un anno scolastico? Perché questo è un aspetto sempre un po' delicato. Sì, beh, è complicato sicuramente. Molto complicato. Bisogna scegliere cosa mettere davanti. In questo caso noi abbiamo scelto la vela. Comunque ci impegniamo molto a scuola, è difficile talvolta combinare interrogazioni, verifiche, ma si sopravvive. Cioè. Sì, poi i professori cercano di darci una mano. Talvolta. Quando siamo in regata sanno che non possiamo studiare più di tanto, quindi le interrogazioni sono abbastanza programmate. Ovviamente non tutti sono d'accordo, quindi ci dobbiamo adattare, ma giustamente si riesce, con la volontà si riesce a farlo. Senti, e quando voi tornate a scuola dopo una regata, dopo un weekend di regate, no? Tutte belle abbronzate, avete voglia di raccontare ai vostri compagni di classe? Vi chiedono loro? Sì, i nostri compagni sono curiosissimi, si interessano, ci chiedono foto, risultati, di tutto, sì. E magari qualcuno si appassiona pure un po' alla vela, vuole sì, provare. Qualcuno ci ha chiesto, qualche diretto in barca. Qualcuno di venire, sì, un giorno. E altri compagni di scuola che fanno altri sport a livello agonistico? Sì, abbiamo un compagno che è... Calciatore, sì, nell'Albisola, una squadra. Sì, anche lui, quindi impegni sportivi, esatto. Come organizzazione a livello scolastico siamo un po' affiancati a lui come paragone. Sì. Senti, sulla vostra barca c'è una sponsorizzazione di Team Nibali. Team ma Nibali il Nibali. Ciclista? Eh sì, proprio lui. Sì, e sì, come sì, si è materializzata questa collaborazione? Abbiamo avuto la fortuna di conoscere il collaboratore di Nibali e da lì è nata tutta... Ci ha proposto questa sponsorizzazione e lui ha una squadra giù in Sicilia di ciclismo e ha deciso di renderci partecipi di questo del suo team. Certo, noi qui siamo a Sanremo, tra poche settimane c'è la Milano-Sanremo, chissà se magari potevamo unire un po' le due cose. Non vi ha mai visto all'opera in barca? No. Però ci sono in programma degli incontri. Cerchiamo di organizzare questa cosa, magari una prossima nazionale o in Adriatico o a Formia. Se si potesse fare, sì. Sentite, in conclusione, no? L'amicizia che si crea un po' nel backstage delle regate con gli altri regatanti, con gli altri velisti, è una bella cosa. Poi ci sono i risultati sportivi, poi c'è, come abbiamo detto, le aspettative della stagione. Adesso, finita quella che sarà questa prima nazionale di Sanremo Marina degli Aregai, si andrà a Formia. Occhio! Due per due settimane. Sì, esatto, saranno due a cavallo di Pasqua proprio. Esatto. E lì ovviamente ci rivedremo e faremo un po' il punto della situazione. Voi se oggi doveste dire come vi sentite dal punto di vista psicofisico globale dopo un anno, come un inverno di allenamenti? Questo inverno ci siamo impegnate molto, sia in acqua che a terra in palestra, quindi noi siamo belle cariche e pronte. Speriamo di regatare, perché già il primo giorno non si è fatto niente, quindi speriamo di regatare e daremo a posto. Quali sono le avversarie più temibili per voi? Allora, noi ci stiamo allenando con la squadra nazionale e con noi ci sono le due ragazze di Roma e si affiancano anche con le ragazze di Trieste. Quindi principalmente sono loro. Quindi un tris di barche che si esatto. confronteranno. Senti, sapete che ci sono poi nella flotta anche due fratelli?
i ragazzi Caldari di Ravenna, quindi voi siete due gemelle, loro sono due fratelli, andremo un po' a scoprire anche loro come vivono questa... Come si sta in barca tra fratelli, tra sorelle o addirittura nel vostro caso tra gemelle? Allora, il rapporto è fantastico, nel senso che l'intesa è proprio al 100%. Naturalmente, come tutti i fratelli, ci sono momenti in cui si litiga, è normale e bisogna cercare di limitare questi momenti. Anche perché vanno a nostro vantaggio. Abbiamo imparato dai nostri errori e adesso le cose vanno molto meglio. Ma alla fine conta più andare bene a vela o andare bene a scuola? Vela, vela. Bene, bene. Questa non la facciamo vedere alla professoressa. No.